Invitavo tutti quanti a andare o in piattaforma nel corso della quinta settimana, anzi la sesta settimana, quella dal 2 aprile all'8, e lì trovate le presentazioni che comunque sono indicate anche a loro. E vi consiglierei un attimo di scaricare quella in PowerPoint, così riuscite a seguire un attimo le slide mentre risulta essere un po' più semplice tutta la presentazione. In quest'ultima giornata io e Laura avevamo pensato di fare un pochettino il punto della situazione, oltre che a proporre dei tool nuovi che potevano essere utili per chi utilizza anche Mac o usa Linux. E quindi ci sarà la presentazione di Juto, che è un applicativo che nella versione demo abbastanza utile, che risulta essere molto più compatto se si acquista la licenza Antemio, ed è associato ad un altro tool che serve a creare ebook, che è eCube, che vi proponiamo come tool da scaricare. Sono sviluppate a Joomla Smart. Poi presentiamo anche, diamo anche le indicazioni per un builder per la famiglia Mac, quindi per gli Apple, Legion Maker. È un applicativo che si trova anche nell'Apple Store, però nell'Apple Store non è ottimizzato anche per la creazione di ebook in formato Kindle mediante il Mac. E quindi ovviamente questo applicativo può servire per creare gli ebook anche per l'iPad. Poi presentiamo, proprio per concludere, due video di Roncaglia. Il professor Roncaglia è, diciamo, la figura di riferimento per l'Italia per quanto concerne gli ebook universitari e i discorsi appunto relativi, e in piattaforma potete trovare il ca suo canale su Vimeo, poi ebook learn con le video lezioni e tutta una serie di video che vengono di solito utilizzati nei vari corsi di Unituscia proprio per quanto riguarda gli ebook, il corso sugli ebook, l'editoria digitale. La nostra è stata proprio una scelta di presentarle a conclusione proprio perché ci sembrava utile un attimo svincolarci dalle indicazioni, però tenere riferimento di quelle che sono le figure al top nel nostro paese. Abbiamo anche poi predisposto il report sul questionario d'ingresso, che voi potete vedere con i risultati in slideshare, e proponiamo un report finale da praticamente svolgere. Trovate poi nella parte relativa al project work e alla conclusione del corso il compito della sesta settimana, poi la descrizione del work project e le conclusioni, saluto di conclusione del corso con alcune indicazioni relative al forum. Allora, il compito della sesta settimana consiste nella descrizione di uno degli editor che noi vi abbiamo presentato per la creazione degli ebook. E a seconda della vostra esperienza, a seconda di quale può essere il vostro interesse proprio nell'applicarlo nella vostra vita quotidiana per quanto riguarda o la scuola o altri ambiti, voi potete scegliere appunto la descrizione proprio dello strumento, evidenziandola quali sono i pro e i contro proprio che voi avete incontrato per la costruzione degli ebook e la creazione degli ebook. Ovviamente tenete conto se nella parte descrittiva
se si tratta semplicemente di un convertitore o un vero e proprio editor di fatto. E sottolineate anche magari se c'è la presenza di un validatore connesso o meno. E ogni volta che voi indicate queste cose, sottolineate sempre i punti di forza e i punti di debolezza, quali sono i limiti e per che cosa sono ottimizzati. La cosa che noi interessa prevalentemente è vedere un attimino nella descrizione qual è stata la vostra applicazione, quali sono stati, diciamo, i tool più gettonati degli editor. E anche quali sono stati praticamente gli strumenti di lettura dell'ebook che voi avete maggiormente utilizzato. Per quanto riguarda invece il Word Project, noi abbiamo scelto praticamente di non scostarci molto da ciò che è stata tutta la linea del corso e quindi di proporvi la creazione di un ebook a vostra scelta con la relativa validazione. Come prima parte e come seconda parte invece la presentazione della vostra produzione, cioè in pratica la descrizione delle varie fasi che voi avete sostenuto nella produzione e nella validazione con ovviamente la fase documentativa. E questo potrebbe consistere o video, screenshot, tutto ciò che voi ritenete più opportuno e più semplice per voi. L'invio, ovviamente, a seconda del tipo di risorsa, zip e upload nella solita modalità. Le tempistiche sono quelle che noi abbiamo indicato. Ricordo che ogni compito vale 70 punti, mentre invece per il project work sono 100 punti. Al di là di oggi, noi saremo a vostra disposizione. Non abbiamo potuto in questi giorni controllare un secondo i compiti nell'ultimo periodo per le precedenti problematiche che abbiamo incontrato. Anche noi siamo probabilmente stati sotto stress, per cui abbiamo avuto un momento di stanca connesso al fatto che diciamo, si sono proprio concentrate tutta una serie di problematiche, di impegni che erano imprescindibili e che non erano legati alla nostra volontà. Per cui ci scusiamo, ma già da domani, dopodomani, controlleremo i vostri compiti. Quindi procederei un attimino con la presentazione di Jutò. Allora, Jutò è un editor che serve per creare ebook. E sostanzialmente come editor praticamente ci permette di creare degli ebook in diversi formati e diciamo che è sia un convertitore che un editor in vera e propria misura. Permette di importare testi o di scriverli direttamente, permette di formattarli se non sono stati fatti. Diciamo che la formattazione che predilige, anche questa è la formattazione di OpenOffice, quella che noi vi abbiamo precedentemente già indicato. Si potrebbe anche utilizzare un progetto in HTML o un progetto in altro formato, però diciamo che incontra parecchie difficoltà se soprattutto nella gestione dei CSS, quindi è opportuno proprio utilizzare prevalentemente OpenOffice. Si crea con Jutò un progetto personalizzato a partire da zero. Si può creare una copertina scegliendola tra i modelli predefiniti oppure importandola direttamente. Si crea un indice e si realizzano dei capitoli. Un'applicazione, come dicevo, proprietaria, è scaricabile però anche nella versione demo. Già nella settimana precedente noi vi avevamo indicato tre tool
proprio il sito di giuto.com per scaricare questo applicativo nella versione demo. L'acquisto della licenza è di circa 50 dollari e prevede la versione che ultima ottimizzata, la 1.52, ed è generalmente utilizzato per la produzione su piccoli dispositivi che hanno poco spazio proprio per una formattazione che sia abbastanza elaborata e complessa. Come dicevo, è anche un convertitore in formato EPUB, dopo vedremo i formati, e viene chiamato cross platform perché può essere utilizzato su diverse tipologie di macchine, Windows, Mac, Linux. In rete potete trovare parecchi blog in inglese e anche in italiano che propongono proprio questo tipo di applicativo per creare, diciamo, ebook. È anche questo abbastanza legato a Calibre e ha il vantaggio anche di una versione portable. Ha una procedura guidata per la creazione degli ebook e questa procedura guidata vedremo si attua cliccando New Project o dal menu a tendina oppure dal pulsante. Sono nella slide 4, così riuscite forse a seguire un attimo meglio. C'è altrimenti un build in editor di stile testo che permette, come dicevo, di creare il libro proprio a partire dal nulla. Cioè si apre il nuovo progetto e si edita scrivendo, scegliendo i tipi di font, proprio oppure copiando e incollando quello che poi diventerà compilato l'ebook. Allora, così come potete vedere nella slide 5, è possibile, come dicevo, importare il formato ODT oppure testo, HTML, e come dicevo, l'HTML può avere delle definizioni abbastanza complesse per quanto riguarda il CSS, ma quando vengono praticamente il formato del testo inglobato il nuovo progetto di YouTube e viene compilato, possono essere perse. Il riferimento proprio a questa parte lo potete trovare anche al capitolo 5 della guida. Giotto presenta proprio un ebook che è visualizzabile sia in formato EPUB o Mobi Pocket. Oppure c'è in formato PDF ODT in progetto giunto e presenta tutte le varie caratteristiche dell'applicativo e anche indica dalle indicazioni per la produzione del proprio ebook. Con Giotto è possibile esportare in formato EPUB Mobi Pocket. Questo però se nel momento dell'installazione si ha l'accortezza di andare a scaricare un plugin che è strettamente connesso a Tinglé e che è il plugin che viene richiesto per il Kindle. Si può esportare anche in ODT oppure in HTML o in testo. Questa operazione viene effettuata dal menu a tendina Export e lì sono visualizzabili tutte le possibili, i possibili formati di esportazione che voi potete trovare. Nella slide 7 voi potete trovare praticamente la pagina relativa al download http://www.youtube.com/.
giutto.com/download.html e è ben strutturata perché si vedono tutte le possibili installazioni nelle diverse diciamo, piattaforme, da Windows a Mac con le due versioni, la 10.4 e la 10.3. Poi le versioni Linux con tutti i formati che prevede Linux e la Portable che potrebbe essere anche abbastanza utile proprio perché per esempio a scuola molte volte vedo fare riferimento alla Portable per mettere nel laboratorio di non dover installare direttamente l'applicativo se non è molto utilizzato, ma doverlo andare a richiamare sul server quando appunto può essere utilizzato. Nell'aprire il tool, una volta che è stato installato, si trova la cartella in Antemium Jutto 1.52 e il tool che è diciamo apribile cliccando proprio sull'icona farfallina. Quando si apre la prima volta, se non si imposta in maniera diversa, c'è una guida con i consigli pratici su quelle che possono essere le operazioni diciamo più utili che possono essere utilizzate. E fatto questo, così come potete vedere nella slide 8, si può aprire il desktop che è caratterizzato da una serie di icone in cui oltre al backup c'è l'help, il browser, il dictionary, il new project e il support, il quick start, tips e sono tutte, diciamo, icone che permettono di gestire quelle che sono le operazioni che sono abbastanza semplici da utilizzare. Nella slide 10 c'è praticamente un'indicazione in che cosa consiste il browser sample. Cliccando il browser sample, che è un folder, si trova già predefinito nell'installazione, quindi di default, una cartella di testo con l'ENA test e l'ENA Jutto. È praticamente un modello di progetto che un utente al primo approccio può sfruttare per esercitarsi ad imparare ad utilizzare l'applicativo. E lo consiglio perché permette di comprendere bene come può essere diciamo, implementato un progetto con questo editor di ebook. Nella slide 11 invece ci sono come potete notare, la finestra di Help che è caratterizzata da una serie di da un'icona con dei libri. L'Help si può aprire sia dal desktop e sia nei due menu. Quella tendina è l'ultima opzione in alto a destra, oppure nel menu ad icone a fianco del search. Cliccando si apre una finestra mobile dove ci sono tre diciamo, schede, Content, Int e Search. Sotto nel content c'è Jutto Technical Tips, praticamente una guida in linea che può essere utile e che nei contenuti è visibile anche a fianco dei bookmark.
con sotto i content tutta una serie di collegamenti ipertestuali che spiegano un pochettino le problematiche relative all'installazione, alla registrazione, alla guida d'uso, poi c'è il glossario, le problematiche da risolvere, e il reference. Nella slide successiva, la 12, potete trovare praticamente le indicazioni per la creazione di un nuovo progetto. Siccome il filo conduttore di tutto il corso è stato praticamente il testo del Convito di Platone, abbiamo scelto proprio di riproporre anche con questo tool lo stesso file in ODT, e quindi voi potete trovare le indicazioni per la creazione dell'ebook proprio del Convito. Allora, per aprire il progetto, come dicevo, si clicca sul tasto New, oppure si apre il menu a tendina File New Project, oppure l'icona del desktop New Project. Fatto questo, si apre diciamo un wizard, che è una guida praticamente alla creazione dell'ebook. Quindi la prima schermata del new project dice proprio Create a new project Jutò. E questa nuova schermata è quella che richiede l'esperimento dei metadati. E i metadati sono il titolo del libro, l'identificatore, l'autore con la data, chi pubblica, i contributi, l'argomento e la descrizione sintetica, quella che sarebbe poi la quarta di copertina, dell'ebook. Completati questi metadati, che poi noi ritroveremo anche alla fine, esplorando il menu nelle proprietà, cliccando il tasto Next, si apre una nuova box, sempre relativa alla creazione guidata, che riguarda l'allocazione del progetto, dove si vuole andare a inserire il progetto. E la prima cosa che viene richiesta intanto è il nome del progetto e poi la cartella dove andare ad allocare il progetto inserito. E poi segue sempre nella stessa cartella la richiesta, praticamente le indicazioni di quelle che sono quelli che si vogliono, quelli che sono i formati produzione dell'ebook, cioè quali tipi di formati noi pensiamo di utilizzare. Normalmente di default viene indicato come repository e cartella del progetto, folder del progetto, la cartella Jutò Documents che viene creato nell'installazione. Però ognuno di voi, cliccando sulla finestrina con i puntini, può selezionare un altro tipo di cartella per poter andare a depositare, i file, una volta il file del nuovo progetto e poi l'ebook stesso che viene creato. Scusate un secondo, ho detto sto facendo il corso. Allora, nella slide 15 si trova la box successiva della creazione guidata, e questa riguarda quelle che sono le opzioni di importazione. Allora, di solito le opzioni importazione non debbono nelle prime quattro caselle essere cambiate. Se si vuole importare le immagini relative al testo, se si vogliono praticamente rispettare le dimensioni delle immagini, se si vogliono ridimensionarle, e praticamente se si vuole rimuovere l'interruzione della pagina. Sempre nella stessa box relativa al new project ci sono le opzioni di stile,
quindi quelle che sono le indicazioni per le creazioni dei fogli di stile standard. È opportuno di solito, per semplificare le cose, creare gli standard style sheet, puntare in automatico, dicevo, per quanto riguarda le opzioni di stile, ci sono first paragraph, cioè il body test, poi i paragrafi seguenti e praticamente gli edit relativi alle sezioni. Di solito viene selezionato Edit 1. Cliccando sempre col tasto Next nella creazione guidata, ci sono le indicazioni per il metodo di importazione ancora e riguardano praticamente le opzioni sul tipo di file di importazione. Per quanto riguarda questa tipologia, conviene, se si ha già un file predisposto in ODT, spuntare da un file esistente contenente tutte le sezioni. Ovviamente, cliccando su questo si attiva la box file con il tasto browse dove viene richiesto l'allocazione del file da importare, quindi si apre la box relativa al vostro computer e quindi nella vostra directory voi potete andare a selezionare il file dove voi avete riposto, nel nostro caso il convito in formato ODT e nella stessa cartella l'immagine relativa alla copertina. Cliccando Open in automatico nella finestra del file viene indicato il percorso dove andare a riferire il file stesso e cliccando Next viene caricato questo tipo di file indicato. Nella slide, sempre nella slide 16, un secondo che esco, ecco, sempre nella slide 16, come voi potete notare, c'è il riferimento al formato OpenOffice e al formato RTF, nel quale viene richiamato anche Calibre, proprio perché c'è questa stretta connessione con i vari tipi di editor che noi fino adesso abbiamo trattato. Allora, aperta la finestra e caricato il file, subito si apre una finestra che va a caricare quelle che sono le caratteristiche del file in ODT che si va ad importare. E Giotto all'inizio non riconosce gli elementi di testo, tanto è vero che si hanno una sequenza di unrecognized element text, tante quante sono le sezioni che quindi i capitoli che si vogliono creare poi anche nell'indice e prima della creazione di questa finestra si vede proprio un'altra finestra di caricamento dove viene indicato ODT import, dove è presente il tempo di caricamento, il tempo stimato per la conclusione e il tempo rimanente. Cliccando sempre su Next, come voi potete notare nella slide 18, viene richiesta proprio una strutturazione di stile di paragrafo per quello che concerne i file importati in ODT che non erano stati riconosciuti in precedenza nella schermata. E ci sono tre possibilità, tre metodi, o con stile di paragrafo o con i patterns, cioè l'etichettatura prefisso, oppure con le interazioni di pagina. Io ho scelto con Laura di proporre split by style e di solito viene scelto
certo diventò uno, però nel caso nostro Edin 2 ci permetteva di visualizzare subito se c'erano tutte le sezioni del progetto, di modo che noi potevamo avere un attimino una certezza di quella che era la nostra produzione. Se non viene specificato nulla, giusto di default importa tutto il file come se fosse un'unica sezione. E vedremo poi che nella produzione finale le sezioni vengono caratterizzate proprio nel modello di progetto con o il collegamento preventivale per quanto riguarda il conte o nell'indice proprio con la paginetta, con il nome poi, con l'icona della pagina piegata e il nome della sezione che viene indicata. Per quanto riguarda poi la preview, noi non richiediamo con lo split di vederla e lasciamo spuntate le tre voci remove, import e discard che vengono per default. E poi clicchiamo il next per proseguire con la creazione guidata, che è la più semplice, la più intuitiva. Nella slide successiva, col next, andiamo a vedere effettivamente la preview dello split e quindi nella preview dello split vengono evidenziate le sezioni. Nel nostro caso Apollo d'Orla 1, Socrate Aristodemo, Saviano da Agatone nella 2 e così via, sono praticamente diciamo non ottimizzate perché sono centrate e non proprio nel formato indice, però vedremo che poi quando si presentano nel nostro ebook seguiranno la formattazione che noi le abbiamo indicato proprio come inizio paragrafo. Nella slide successiva la creazione guidata ci propone la copertina, il cover design, e qui abbiamo varie opzioni. La prima opzione è quella che mi interessa, usare un file esistente. Quindi cliccando browser noi possiamo individuare il percorso dove abbiamo l'immagine della nostra copertina, caricarla e poi una volta che l'abbiamo caricata clicchiamo sul finish. Altrimenti se scegliamo la seconda opzione, creare un nuovo disegno, noi possiamo scegliere o sul template oppure su un disegno che noi possiamo creare non a seconda del template indicati e una volta che abbiamo ottimizzato la nostra copertina, possiamo cliccare sul finish per dare l'avvio alla creazione del progetto vero e proprio. Cliccando su Finish, come vedete nella slide 1, Giotto comincia a importare tutti i contenuti realmente, creando le sezioni di volta in volta e noi lo visualizziamo mediante una box con una barra verde che progressivamente va a coprire lo spazio grigio della box. Anche qui ci dà il tempo che è trascorso, il tempo che rimane e il tempo stimato per completare il progetto relativo all'importazione dei vari contenuti secondo l'editing che noi abbiamo scelto. Nella slide 22 il progetto si è concluso, per cui noi lo possiamo visualizzare. Allora, abbiamo a fianco del desktop l'organizer con le tre box Project, Favorites ed Explorer e nel progetto noi abbiamo il progetto Giotto che abbiamo creato. C'è la cartella dei contenuti e vediamo che nella cartella dei contenuti abbiamo title page, che sarà la nostra pagina, e poi abbiamo le diverse sezioni.
Poi abbiamo nel control panel sotto il build files e vediamo che c'è l'immagine della copertina che abbiamo importato, sotto abbiamo il tipo di configurazione che vogliamo produrre e otteniamo successivamente anche il vediamo sotto il tasto compile, check e lancio. E poi a fianco vediamo con l'icona di Giotto il progetto che abbiamo creato, This Project is called il Convito. Sotto l'icona ci sono due folder, il folder del content e il folder del Crepes. Nella slide successiva, la 23, passiamo alla fase di compilazione. Dopo che è stato creato l'ebook, bisogna compilarlo. E nella fase di compilazione si apre una nuova box in cui viene visualizzata sempre una barra di generazione delle sezioni con la scrittura dei paragrafi. La parte precedente era quella della creazione del progetto, adesso invece è la creazione del vero e proprio book, quello che poi noi con il launch andremo a visualizzare dopo che l'avremo controllato con il check e pub. E nel generare questa l'ebook stesso si aprono sotto la barra grigia che delimita l'organizer, il control panel e il desktop, due finestre che sono relative alle informazioni sulla creazione del progetto e poi vedremo anche sul check del formato dell'ebook in EPUB, proprio il controllo. La compilazione è conclusa, proprio come vi dicevo, ci sono due finestre, la finestra di log e la finestra di eventuali errori. Già nella compilazione dà una prima stima dei possibili errori, che poi dopo vengono ricontrollati con il check. E nel log troviamo praticamente dove è stato diciamo costruito e concluso e allocato l'ebook che abbiamo prodotto, quindi il percorso, la data e l'orario in cui è stato diciamo creato. E poi il processo di configurazione delle tab. Dà anche delle informazioni sulla compilazione che viene effettuata con ulteriori indicazioni proprio nuovamente richiamata diciamo, la posizione dell'ebook. Sempre nella stessa slide, cliccando sui content, sul folder dei content, si possono ritrovare per esteso praticamente i contenuti che vengono visti nell'organizer, nel project, praticamente in formato ridotto, ma lì in formato più esteso. Quindi cliccando praticamente le due finestrine desktop e content, si può giocare proprio sui due spazi e cliccando sui collegamenti si può vedere diciamo, la sezione così come è stata creata nell'ebook. Diciamo, in formato più esteso la potete rivedere anche nella slide 25. Proprio in fondo vedete che ci sono le due diciamo linguette che ci permettono di passare o sulla finestra di desktop o sulla finestra dei contenuti. Ovviamente già dal progetto uno può cominciare a fare i confronti con quello che ha prodotto con Calibra oppure con rivisto poi con Sigil oppure con gli altri convertitori che noi vi abbiamo proposto fino adesso. Allora, proseguendo nella slide 26,
andiamo a vedere l'operazione di check che può essere effettuata sia andando a selezionare dal menu tendina, sia sotto l'organizer, proprio a fianco del tasto compile, in mezzo tra compile e launch, oppure cliccando sul pulsante check, proprio quello di spunta. Allora, cliccando sul checking l'ebook con il pub check, si apre nuovamente una finestra in cui c'è la barra di caricamento. Anche qui le tre opzioni relative al tempo, il tempo trascorso, il tempo stimato per la conclusione, il tempo rimanente sono presenti e vengono indicati di volta in volta. E una volta che l'operazione di check è conclusa, nella finestra degli errors sotto il desktop si può andare a vedere il tipo di errori della validazione. Quindi, come potete notare, in questo caso non ci sono errori, è stato completamente validato. Ovviamente questa operazione di validazione non la potremmo fare per vedere se non sbaglio, tra virgolette, tool, anche con altri validatori online, proprio per andare a stimare la bontà di questo strumento. A questo punto andiamo a leggere il nostro ebook. Cliccando sul launch, sia da menu o dal control panel sotto il building EPUB, cliccando il launch, in automatico il lettore che voi avete predefinito ebook, io Adobe Digital Edition come primario, diciamo di default nella lettura degli ebook, si apre e nell'aprirlo viene visualizzata subito la finestra con l'indice e la copertina, e nella fase centrale proprio la copertina con le indicazioni, diciamo, che noi avevamo dato e che vediamo anche nel nostro formato DT. Se nell'indice andate a vedere, quindi cliccando il table of contents, anche lì viene visualizzata, così come avevamo visto nel progetto di Jutò, il title page e poi tutte le 12 sezioni, e sotto proprio vengono visualizzati i credits. Nella slide 29 trovate un attimino la navigazione proprio dell'ebook con Jutò. Siccome io non ho comprato la licenza, perché volevo vedere un attimino come funzionasse, potevo gestire comunque il tool, ogni volta che io produco, nella parte superiore della pagina mi viene proprio l'indicazione che io non ho la licenza, che sto utilizzando la versione demo. Mi dice che l'ho creato con Jutò e mi chiede di registrarmi per poter rimuovere la linea che mi si è venuta a creare nella produzione dell'ebook stesso. Nella pagina 30 ho visualizzato sia la prima pagina con di Apollo d'oro, e l'ho impostata su due pagine di lettura, e poi dopo vi ho visualizzato la pagina dei credits per far vedere che effettivamente i credits sono come noi li abbiamo impostati, diciamo, nel nostro file di stile. Nella 31 ancora, allora nella 31 abbiamo la lettura dell'ebook, andiamo a vedere un attimino
altre caratteristiche che ci permette di vedere, diciamo, Jutò. Allora, se sul menu dell'applicativo noi andiamo a cliccare su Book, che è l'ultimo, dopo File Edit Format Tool Document c'è Book, si apre la finestra del menu a tendina, ritroviamo alcune funzioni tipo compile, check, launch, examine e c'è project properties. In project properties noi andiamo a trovare proprio le proprietà del progetto e andiamo a ritrovare all'inizio una finestra con i metadati che noi possiamo eventualmente completare o riconfigurare a seconda delle nostre esigenze, che è la prima. Poi vediamo che ci sono altre opzioni, la cover, il styling, la configuration, le stringhe, le opzioni, la formazione del documento. Allora, nella cover ho la mia copertina dove posso lavorare ancora sulla copertina vera e propria nel caso non fossi volessi variare, aggiungere, togliere. Ci sono tutti gli strumenti che mi permettono di modificare, abbellire o correggere la copertina. E vedete che c'è la possibilità di scrivere con la matita oppure c'è anche il tasto edit di copertina. Poi nella slide successiva, vediamo se riesco a caricarla, ancora vi abbiamo proposto la finestra per quanto riguarda gli styles. Come vedete, sono gli stili di formattazione e quindi c'è la possibilità di andarli a selezionare scorrendo sulla barra sulla sinistra e andare a scegliere altri tipi di stili spostando e andando a cliccare direttamente col cursore oppure selezionando sotto il menu Paragraph Styles e anche lì si possono individuare New Style, Property, Edit, cancellarli, scegliere il PDF e anche correggere e salvarli in alto sulla destra con una serie di pulsanti che vengono proposti. Ovviamente questa Project Properties noi li possiamo anche trovare e applicare cliccando sul tasto Edit nella barra secondaria, diciamo. Per quanto riguarda gli index, anche qui ci sono varie opzioni che possono essere scelte e riconfigurate. Ovviamente alla fine dell'operazione è sempre cliccare sull'ok. Per quanto riguardano le configuration sono i tipi di formati che noi abbiamo. Come voi potete notare c'è anche Master Open Document che può essere opzionato e le configuration per la costruzione delle PAPA files possono anche essere selezionate spuntando nei format. Nella slide successiva, la 33, le opzioni che vengono indicate, come vedete c'è nella parte centrale anche quella dei CSS, dove c'è anche il dimensionamento e per quanto riguarda l'ODT, il font anche, o ci sono i bullet o altre opzioni di stile. Posizionamento per quanto riguarda le informazioni e si possono, io non avevo opzionato i dettagli su dove si vuole salvare, in quale piattaforma e la versione di utilizzata dopo l'ultimo salvataggio, questa perché se o no nella versione demo non viene indicata. C'è anche una finestra dove si possono editare i credits cliccando sul tasto indicato. Allora,
Nella 34 ci sono delle indicazioni per quanto riguarda la guida, che può essere anche importata come progetto giunto nell'applicativo stesso e può essere visualizzata. Ecco, vi faccio vedere. Ho fatto vedere proprio l'importazione del progetto stesso, così come è stato creato da Julia Smart. E in inglese, cioè nella pagina dei Futures online, ci sono anche delle indicazioni per coloro che si volessero proporre per una traduzione proprio per la versione, diciamo, multilingue che hanno intenzione di produrre. Le preferenze per Giotto possono essere modificate andando a cliccare sul menu caratteristico e per quanto riguarda quelle di credit del invito, ve li ho mostrati. Tra le preferenze potrebbe essere anche quella dei mobile, proprio per scegliere di produrla con una formattazione che tenga conto delle dimensioni del mobile. L'ultima pagina è un po' di linkografia e nulla per quanto riguarda la pagina che è relativa aggiunto per i Kindle e-books, quindi per il download del plugin da inserire. E con ciò direi la presentazione dell'applicativo l'ho terminata. Quindi se ci sono domande.